Sabato sera ho assistito a uno spettacolo eccezionale di Motor Show. Sì. E oggi parliamo con uno dei responsabili di questo Motor Show. Buongiorno. Allora, nome Manuel. Manuel. Cognome? Doni. Doni. Allora, quando avete iniziato questo tipo di spettacolo? Allora, abbiamo iniziato, io e mio cognato, è venuta l'idea di iniziarlo a dicembre, dove abbiamo anche un'attività invernale di il circo, e abbiamo detto perché no, perché non provare, perché mio suocero 10 anni fa faceva questo mestiere e abbiamo detto perché non provare a farlo anche noi, nuova generazione, nuove macchine, nuovo show, detto buttiamoci. Allora siamo stati 6 mesi dietro a macchine, fogli, tutto quello che occorre per provare a buttarci su un nuovo mestiere, dopo che noi veniamo dal circo, quindi circensi. E detto proviamo a fare questo nuovo programma. Ci siamo messi e da 3 mesi ormai che abbiamo aperto, fortunatamente sta andando molto bene, molto siamo contenti. Bene. E niente, per adesso fino alla tournée è ancora lunga, fino a metà ottobre, quindi vediamo un po' come va. Quindi voi siete tutti, per la maggior parte, stuntman? Tutti stuntman. E lavorate anche con il cinema? Sì. Spesso sì, con sì, il cinema? Sì, sì, infatti i nostri due piloti, come hai visto, c'è la ragazza e il ragazzo, lei ha avuto la fortuna di fare la stuntman per il film di Fast and Furious. Ah. E invece l'altro ragazzo viene spesso chiamato per film italiani, per fare lo stuntman, per fare non solo guidare la macchina, ma anche lanciarsi dalle macchine, fare incidenti, fare tutta questa roba che racchiude la macchina. Io per quel film mi sono trovato a Roma mentre stavano girando una scena, e diciamo che giravano in una strada adiacente a Lungotevere. Sì. E stavo con un amico, con il grande Rino Barillari. Capisco. Che purtroppo in quell'occasione è caduto su una buca e si è fatto male. E andiamo avanti con il nostro discorso. Allora, sta andando molto bene questa attività. Molto molto bene sta andando. E sei solo in questo, diciamo, per quanto riguarda l'organizzazione di questa attività, oppure? Allora siamo io e mio cognato si occupa più della parte telematica, più il telefono, più la pubblicità, più andare a cercare le nuove piazze, e invece sono più dentro, più il montaggio, smontaggio, cercare il pezzo per la macchina, più roba pratica. Questo ha un costo molto elevato, diciamo, molto molto molto, come molto. Ho visto l'altra sera, cioè le macchine, a parte le gomme che credo dovrete cambiare spesso, quasi no? tutti i giorni cambiamo le gomme. Quindi, ma avete anche degli sponsor da parte dello Stato oppure? No, siamo tutti farina nel nostro sacco, cioè ci alziamo la mattina, prendiamo la nostra macchina, andiamo a cercare la gomma, andiamo a cercare il pezzo di ricambio, andiamo a cercare quindi quello fate, che manca. Fate anche i meccanici? Tutto, noi siamo stuntman, meccanici, smontiamo e smontiamo, pubblicità, facciamo tutto noi, siamo tutti ragazzi giovani, il più vecchio tra virgolette a 30 anni, quindi siamo tutti giovani, forti. Tutti, uno più forte dell'altro, perché l'altra sera abbiamo visto delle cose spettacolari. E a voi che guardate questo video, vi invito a venire a vedere questo grande spettacolo di acrobazia con le macchine. Sembra tutto finto, specialmente quando vi mettete con le macchine, diciamo, su due ruote, sembra quasi fermi delle volte. Sembra una cosa magari non reale, ecco. Sì, è tutto. Devo farvi grandi complimenti. Grazie. Perché lo meritate. Grazie. E quindi chiudiamo questo incontro con questo invito, diciamo, a tutti i cittadini. Vi aspettiamo. La prossima, qui stiamo a Velletri, la prossima occasione. La prossima stiamo ancora facendo la nostra tappa, ma dovrebbe essere Anzio. Ah, quindi state nel Lazio ancora? Sì, ancora per un po' nel Lazio, per poi fare il salto per andare nell'Adriatica. Nell'Adriatica, quindi estivo? Estivo, facciamo la parte adriatica sul mare dove c'è un po' più di gente. Allora mi raccomando, andate tutti a vedere questo, come si chiama? Evolution Motor Show. Un saluto dal prode Fernando e da Manuel. Ciao. Manuel. Doni. Eccolo lì. Ciao a tutti.